La squadra che ha portato in gara Emilia 4 nell'America Arizona Challenge e ha vinto questa gara con un'autovettura solare Emilia 4. Questa vettura è una vettura in grado di trasportare 4 persone con la sola energia del sole. È una vettura estremamente leggera, parliamo di circa 330 kg di vettura alimentata esclusivamente dal sole e chiaramente dall'energia elettrica della batteria. È interamente costruita in carbonio, quindi materiali compositi, per avere non solo una vettura leggera ma anche una vettura aerodinamica, e tutti i sistemi sono stati assolutamente dimensionati per la vettura stessa. In gara non abbiamo solo vinto il primo premio per aver vinto la competizione, ma abbiamo avuto anche una menzione per la miglior batteria e il miglior design meccanico della vettura stessa e l'utilizzo dei compositi. Qual è il nuovo obiettivo? Il nuovo obiettivo è quello di partecipare in Australia nella gara più importante per veicoli solari, il World Solar Challenge, in ottobre 2019. Siamo in piena fase di ottimizzazione del lavoro e l'Università di Bologna, che è la coordinatrice del progetto, e sta cercando di ottimizzare al meglio tutti i nostri sistemi proprio per migliorare la prestazione della vettura e permettere il raggiungimento del nostro obiettivo, quello di una mobilità sostenibile anche con l'energia solare.